E benvenuti a Villa Bozza per il comizio di chiusura nella piazza di Villa Bozza della lista numero 1 che mi vede candidato sindaco insieme ai componenti della mia lista che sono tutti qua presenti. E quindi li vorrei ripresentare a partire da la parte che si può legare a Villa Bozza, che sono Fabio Di Sante, che è il vice sindaco uscente, Jessica Bucciarelli, che è consigliera uscente, Sergio Gianforte, candidato nuovo per l'area di Villa Bozza, e Matteo Di Donato, sempre qui della zona di Villa Bozza. Naturalmente ricordo pure gli altri candidati, da Laura Barbieri a Grossi Cristian a Roberto Di Pompeo a Grossi Francesco a Fallone Elisa e a Di Donato Alessandra. Noi ci presentiamo dopo aver fatto una campagna elettorale dove abbiamo presentato i vari punti del programma, che ormai naturalmente saprete a memoria che nei vari incontri itineranti abbiamo fatto una presentazione abbastanza semplice delle cose che vorremmo fare. Però questa sera alcuni consiglieri vogliono fare un saluto alla piazza, visto che stiamo nella loro area di provenienza, e quindi invito il vice sindaco a fare un saluto. Buonasera a tutti, stavo guardando dietro chi era, non ci sono. Ok, allora io sono Fabio Di Sante di Villa Bozza, mi conoscete per il lavoro che faccio con l'azienda architettistica, credo che mi conoscete. E niente, volevo salutare solamente dicendo che posso dire, via. Che ci siamo ricandidati quest'altra volta con la speranza che ci date fiducia e il resto che posso dire. Noi Brava, no, non bene, saluto solamente, non avevo preparato niente, anche perché non mi piace leggere, quello che devo dire lo dico dal cuore. Io sono sempre disponibile quando serve qualcosa, sia per l'acquedotto sia per privatamente. Quando mi chiamano vado, corro e vedo cosa posso fare. Il resto che posso dire? Votate la lista numero 1 e vi saluto. Buonasera. Ora la parola a Sergio Gianforte. Buonasera a tutti. Siamo arrivati alla fine di questo percorso fatto di idee, di condivisione e di ascolto e soprattutto di aggregazione. È sempre bello vedere il nostro paese così vivo come lo è stato sempre nelle ultime settimane. Visto che siamo alla fine di questa campagna elettorale, voglio sottolineare, così come ho ricordato qualche serata fa, che vivendo quotidianamente il nostro territorio, ho sempre cercato di dare il mio contributo da cittadino tutte le volte in cui era necessario e non credo che questo si possa negare. In queste serate di incontri mi sono reso conto ancora di più che ciò che si contraddistingue la nostra squadra è l'amore per il nostro paese e l'impegno che già da ora stiamo mettendo nel farvi vedere cosa è stato fatto e cosa sarà fatto. Ovviamente tutte cose concrete. Noi non siamo e non promettiamo di spianare montagne o colline. Per noi non è questo il buon amministrare. Non serve neppure ricordare quello che l'amministrazione uscente ha fatto in questi 15 anni di mandato. L'abbiamo ricordato in tutti i nostri incontri. Chi lo nega o è bugiardo o è in malafede oppure è semplicemente incoerente. Ed incoerente nelle ultime settimane ne sono visti parecchi. Chi facendo parte dell'amministrazione fa campagna elettorale per lo schieramento opposto. Bravo! Chi rivestendo una carica si candida con una diversa lista. Candidati che professano di voler tenere aperta la scuola materna di Villa Bozza, ma hanno iscritto i propri figli nella scuola di Castilendi. E potremmo continuare a oltranza. Tutto questo si chiama incoerenza. Se
si chiama concedersi al miglior offerente, si chiama non avere un minimo di interesse per il proprio paese e la propria comunità. Ecco, tutto questo non fa parte del nostro gruppo. Se decidiamo di impegnarci in un progetto, quel progetto sarà portato a termine. Poi certamente spetterà a voi concederci la fiducia, ma avete imparato a conoscerci in queste serate? Siamo persone serie, competenti e umili, guidate da un sindaco, il dottor Piccari, che ha dimostrato cosa significa fare il bene del proprio paese e della propria comunità, senza doppi fini. E come dice uno slogan pubblicitario, noi non vendiamo sogni, ma soldi e realtà. Per questi motivi, l'8 e il 9 giugno, scegliete la lista numero 1, Uniti per Montefino, con candidato sindaco, dottor Ernesto Pinto. Grazie, buonasera a tutti. Ora la parola a Matteo Di Donato. Buonasera a tutti, siamo giunti nelle fasi finali di questa campagna elettorale. Mi presento anche questa sera, sono Matteo Di Donato e vivo a Villa Bozza. Noi come gruppo presentiamo un programma concreto e realistico che si basa sulle reali esigenze del nostro paese. Un tema che mi interessa particolarmente è quello della comunità energetica. È un modello di produzione e consumo energetico che mette al centro le persone. I cittadini e le aziende si uniscono per produrre e consumare energia rinnovabile in modo collaborativo. Bravo! Grazie a questa squadra è stata costituita la prima comunità energetica in Vallata. Nei prossimi anni porteremo avanti il progetto in modo da implementare l'autoconsumo. Noi non promettiamo miracoli, ma impegno e dedizione nel lavorare insieme. Questo gruppo in questi anni ha fatto tanto e bene per il nostro paese. Quindi dateci la possibilità di poter parlare di futuro insieme a voi, a partire dal 10 giugno. Grazie ancora per il vostro sostegno e per la vostra presenza. Votate per la lista numero 1, Uniti per Montefino. Grazie. Grazie Matteo. Ora Jessica. Buonasera a tutti e grazie per essere qui. Sono Jessica Bucciarelli, consigliere uscente e sono di Manzitti, come già detto nella scorsa presentazione. Sono cresciuta in questo paese, ho costruito la mia casa su queste colline e ho creato la mia famiglia qui. I miei figli hanno frequentato l'infanzia di Villa Bozza e hanno terminato la primaria nella scuola di Montefino. Abbiamo creduto e lottato per quella scuola, fino alla fine, pur sapendo che sarebbe stata una battaglia persa. Purtroppo abbiamo raccolto il frutto di chi, negli anni addietro, ha seminato male, togliendo i propri figli dalla nostra scuola perché ritenuta poco valida. Siamo arrivati al capolinea di questa nuova avventura. In questi giorni ho avuto modo di rapportarmi con parecchi di voi. Non mi sono limitata a sentirvi, ma vi ho ascoltati nel bene e nel male, facendo tesoro di tutto ciò che mi è stato detto. Mi sono fatta carico delle vostre problematiche, non promettendovi il mondo, ma semplicemente la mia piena disponibilità nel risolverle. Credo che nessuno sia nato bravo, nemmeno chi ha un gran talento, perché anche quest'ultimo, per essere tale, deve essere coltivato, migliorato e reso unico. Nella vita, a forza di prendere le porte in faccia, ho imparato che chi promette 500.000 cose non è per niente affidabile. I veri geni della storia sono persone semplici, umili e pieni di valori, che oggi purtroppo non vanno più di moda. 5 anni fa, dopo il vostro supporto, sono partita per questo percorso di amministratrice con una valigia spoglia, vuota di conoscenze. Strada facendo ho fatto tesoro degli insegnamenti che mi sono stati fatti, arricchendo giorno dopo giorno il mio bagaglio. Non mi sono mai sentita un burattino, ho sempre detto la mia idea e ho martellato con le mie richieste quando ce n'è stato bisogno, affinché venissero risolte le problematiche poste.
Nessuno ci ha mai imposto di firmare o votare delle delibere senza il nostro consenso. Se ciò fosse accaduto, come è stato insinuato nei comizi dell'altra lista, non avrei zittito, perché la mia dignità vale più di ogni altra cosa al mondo e nessuno può prendersi il lusso di intaccarla. Avrei chiesto scusa ai miei elettori spiegando le motivazioni delle dimissioni e avrei lasciato la poltrona. Sono stata descritta come una consigliere poco presente ai nostri colleghi amministratori del comune di Morrodoro, perché io lavoro nel comune di Morrodoro da 24 anni e ho degli amici a Morrodoro, anche in amministrazione. All'apertura della Porta Santa nel 2022, da chi ricopriva il ruolo di vice sindaco. Credo che la qualità del tempo dedicata a questo ruolo sia più importante della quantità. Sono i fatti che parlano e i fatti dicono che nel momento del bisogno chi ha blaterato tanto sul mio conto si è tirato indietro. Conosco Montefino, Villa Bozza e tutte le sue contrade da sempre e in questi anni ho imparato a conoscervi una ad una, a differenza di chi ostenta tanto la propria residenza e il proprio domicilio in questo paese. E poi, nella via di ritorno, si perde a Manzitti. Ripeto, amo questo paese in tutte le sue forme. Si può sbagliare come azzeccare per il bene di tutti. Noi, in questa... In questa sede promettiamo di esserci sempre e per tutti. Ora tocca a voi darci la fiducia. L'8 e il 9 giugno votate lista 1, Uniti per Montefino, candidato sindaco Ernesto Piccari. Grazie a tutti. Grazie Jessica. E ora tocca a me. Allora, in alcuni interventi sono stati toccati alcuni temi che non certo riguardano il programma, perché ormai di tutte queste parole ci siamo già riempiti la testa di progetti, però dopo è facile sparare addosso a un qualche cosa che abbiamo senza conoscere i fatti, i documenti, anche perché la conoscenza è risaputa che viene dalla lettura, dall'esperienza. Quindi, prima di fare determinate affermazioni, anche in ambito pubblico, bisognerebbe conoscere bene quelle che sono i dati. Allora, l'altra sera ci hanno parlato della CUC di Montefino, dice: ah sì, la CUC, il sindaco ne ha parlato come il fiore all'occhiello, la centrale unica di committenza. Sì, è un fiore all'occhiello del comune di Montefino, perché nel 2016 è stato fondato, nel 2016 hanno collaborato prima 5 comuni della Vallata, poi è entrato il sesto, perché facciamo parte pure di Elice, poi a mano si sono aggiunti gli altri comuni. E non è che il comune di Montefino ha lavorato gratis, perché c'era un regolamento che diceva che ogni comune che si iscriveva doveva pagare un euro pro abitante al comune di Montefino. Il lavoro, siccome nessun tecnico nella Vallata si voleva prendere l'incarico di svolgere il ruolo di responsabile della centrale unica di committenza, il nostro tecnico ha dato la disponibilità, lo fa in ambito extraorario, quindi al di fuori delle 18 ore. Quindi attaccare l'area tecnica del comune di Montefino pur parlé, proprio per dire: ma noi facciamo le gare gratis. No, non facciamo le gare gratis, perché quando sono entrati gli altri comuni, noi alla fine, su un totale di abitanti di 28.749, abbiamo incassato 22.459 euro e c'è un contenzioso col comune di Atri per farci pagare la quota di Atri. Dal 2022 c'è il nuovo regolamento e il nuovo regolamento dice che per ogni gara che viene espletata dalla CUC di Montefino c'è un importo che è proporzionato
all'entità del valore dei lavori o servizi da appaltare. Quindi non è che il comune non incassa niente, incassa e si lavora al di fuori dell'orario comunale. Poi ho fatto un piccolo errore, sono stato subito ripreso perché ho detto ASP2, ma ho detto ASP2 semplicemente perché con la ASP2 sono arrabbiato, mentre invece chi ci ha fatto richiesta è la ASP1, quindi non ho portato il documento, lo vedete alle mie spalle, che è quello di Teramo. Vedete la data qui, è il 17 maggio, la data di richiesta che ci hanno fatto di adesione, è protocollata al 18/5/2024 al comune di Montefino, quindi è la ASP1 che verrà a fare le gare a Montefino e ci ha chiesto naturalmente gare per la prima di 5 milioni di euro e la seconda di 20 milioni di euro. Quindi non è che ho detto una bugia, semplicemente c'è stato un refuso, un transfer freudiano, ma semplicemente perché pensavo all'ASP2. Ma poi vi parlerò dell'ASP2 e perché il candidato Luigi Giammarino è stato così solerte ad avere la documentazione dell'ASP2. Poi vediamo i rapporti ASP2 con il candidato della controparte. Quindi questa è la storia della CUC. La CUC lavora, siamo orgogliosi di ospitare nel nostro comune una struttura sovracomunale che svolge servizi per gli altri comuni. La storia dell'ASP è legato a quest'altra diapositiva, al punto 3. Vedete dove c'è scritto realizzazione di reti e servizi per le aree artigianali e industriali. Noi con l'ASP 2 abbiamo avuto un rapporto a partire dal 2021, quando i titolari della SIMEC ci hanno inviato una lettera con la richiesta di effettuare dei lavori nella zona industriale perché loro dovevano fare degli investimenti e volevano avere la sicurezza che quell'area lì fosse adeguata dal punto di vista strutturale come servizi e non stesse in stato di abbandono come poteva sembrare quando era occupato da un'altra attività che poi è andata via sul finire a metà del 2023. Noi, quando praticamente abbiamo ricevuto la lettera, e vi posso dire la data, 29 gennaio 2021, che è questa qui, SIMEC Group, non ho fatto però la scansione solo per evitare di fare una moltitudine di diapositive. Noi abbiamo subito preso i contatti, fatto un progetto, progettazione interna, perché la tanto vituperata area tecnica dell'area di del comune di Montefino fa tre quarti dei lavori con progettazione interna che ci permette di recuperare un ulteriore 10% del totale dei lavori che vengono effettuati. Per fare un esempio, se dobbiamo appaltare un lavoro di 100.000 euro e diamo la progettazione all'esterno, i costi sono molto maggiori rispetto alla progettazione interna. Comunque noi con una progettazione interna, cioè no, qui non abbiamo fatto la progettazione interna perché c'è stato un tecnico di Atri, abbiamo realizzato subito un progetto approvato con delibera il 9 marzo 2021. Vedete qui che c'è scritto che era presente, oltre all'assessore Posica Paolo, che qui sicuramente non ho costretto a votare, come pure era presente il vice sindaco. Faccio un punto indietro. Come ha detto Jessica, le delibere si approvano, o c'è la coscienza nell'approvazione, o si fa una dichiarazione pessima dicendo che si è costretti ad approvare una delibera sia di giunta o consigliare perché non si può uscire da quel meccanismo. Esiste il voto contrario, lo si può esprimere. Non mi è sembrato che per 4 anni ci sia stato questa opposizione in ambito di giunta. Comunque, per farla breve, fatto il progetto, lavori di riqualificazione poliindustriale, frazione di Villa Bossa, messa in sicurezza e viabilità, efficientamento energetico, approvazione studio di fattibilità, facciamo la richiesta
di concessioni in uso, aree locali in zona industriale, a chi? All'azienda pubblica di servizi ASP 2. E cominciamo le trattative per prendere in locazione i locali. Perché dovevamo prendere in locazione? Perché volevamo fare un centro servizi che era strutturato in questo modo. Vedete l'area come era stata ripensata dall'architetto Fayaz di Atri, quindi uno stabile dedicato a mensa, dedicato a sala conferenza, cucina. Qui c'era l'ambulatorio medico per fare la medicina del lavoro, al secondo piano c'era la foresteria. Qui potete vedere i vari elaborati e vedete come si è lavorato per fare un progetto che potesse diventare un centro servizi veramente all'avanguardia da dare alla zona industriale di Villa Bozza. Questo è il piano superiore dell'immobile più grande con la foresteria, vedete il numero di posti letti per ospitare eventualmente tecnici o ospiti delle aziende quando venivano a Villa Bozza a visitare l'area industriale. Era un progetto ambizioso, mantenevamo l'architettura rurale dell'ente Ricicondi, il potere San Vincenzo, ma mentre trattavamo con l'ASP 2, vi faccio sapere che comunque la proprietà della Simec, nella figura della signora Laura e della sorella di Emilio della Torre, furono ospiti con me alla sede dell'ASP 2 per presentare il progetto al presidente e al direttore dell'ASP 2 di Atri, che almeno si mostrarono stupefatti e contentissimi di poter alienare un bene dell'ASP, dell'ente Ricicondi, con una finalità sociale. Perché quello che differenzia questo progetto da chi vorrà fare adesso il nuovo proprietario di quell'area è che qui c'è una finalità sociale che è stata studiata dal Comune di Montefino. Comune di Montefino che voleva realizzare un centro dove gli operai dipendenti facessero le visite non in un camper ma in un ambulatorio in tutta sicurezza, dove poter mangiare in comunità con gli operai di tutte le aziende, in una sala mensa degna di questo nome. Quindi questo era il progetto che intendevamo noi fornire. Poi si sa come sono andate le cose, è intervenuta praticamente l'acquisizione dell'area e noi praticamente non possiamo fare, dopo aver fatto il primo lotto, il secondo lotto, aver speso 130.000 euro per sistemare la pubblica illuminazione, portare la fibra, risistemare pure la reggimentazione delle acque chiare, praticamente è un progetto che è rimasto a due terzi e quindi del totale dei fondi che avremmo dovuto spendere praticamente il terzo lotto di 113.000 euro praticamente non potrà essere speso perché l'ente Ricicondi ha alienato a un privato l'area. E quindi vorrei sapere chi l'ha acquistato ora cosa ci vorrà fare, perché noi lo volevamo destinare a un bene comune e quindi la nostra azione non andava a confliggere, perché chi ha acquistato l'area adesso crea un conflitto di interesse tra quello che è la sua posizione politica, perché è candidato, e quello che si andrà a fare lì. Quando si parla di conflitto di interesse ci ricordiamo solo di Berlusconi, ma il conflitto di interesse esiste anche in questo caso. Quindi quando ho parlato di ASP 2, ho citato l'ASP 2 che voleva entrare nella CUC, è stato semplicemente un refuso. Perché? Perché nella mia mente circola molto di più l'ASP 2 che non l'ASP 1 per rabbia. Quindi l'ASP 1 entra nella CUC e vi ho spiegato cosa ha fatto l'ASP 2 al comune di Montefino, perché noi volevamo mantenere quella che è l'architettura rurale, lo volevamo destinare ad un fine sociale e andavamo ad arricchire la zona industriale di Montefino con un bene comune. Adesso non lo so se sarà ancora un bene comune,
Matteo ha parlato della CER, l'altra sera è stato detto che abbiamo un impianto che è spento, che ci crea danni e che non si sa quale danno erariale ha dato al comune. Ripeto, conoscere vuol dire leggere, vuol dire fare esperienza, altrimenti significa ignorare. Il GSE, se hai un impianto silente ed è entro gli anni in cui devi usufruire del beneficio, praticamente ti viene allungato il periodo di beneficio per il periodo in cui l'impianto è stato silente. Quindi, tradotto in parole povere, se l'impianto di Montefino aveva un contributo per 20 anni e per un anno e tre mesi, come è certificato dalla perizia che abbiamo fatto fare, è silente un terzo dell'impianto, non tutto, per quel terzo d'impianto, perché sono tre contatori, si allungherà il periodo di beneficio, non si fermerà al ventesimo anno, ma durerà 21 anni e tre mesi. Quindi, prima di accusare il comune di Montefino o l'amministrazione da me guidata o i tecnici che ci stanno o l'area manutentiva, anche perché l'area manutentiva era retta dal signor Paolo Posica, che adesso è candidato di là, era sua responsabilità. Quindi non è che si può accusare qualcuno e poi si ne accusa solo una parte. Vogliamo parlare del contratto di fiume? Sapete che cos'è il contratto di fiume? Ecco, l'altra sera hanno detto il sindaco di Montefino non ha aderito al contratto di fiume, quindi mo la riva sinistra del fiume Fino non verrà pulito. Allora, il contratto di fiume è un contratto che si fa per la salvaguardia dell'ambiente e di tutta l'asta fluviale del fiume stesso. Noi abbiamo aderito già nel 2011 a un altro contratto di fiume, che è il fiume Piomba, che è molto più inquinato rispetto al Fino Tavo Saline, perché qui ci insistono gli allevamenti. Gli allevamenti creano parecchi scarichi sul fiume Piomba e quindi nella zona di Silvi praticamente hanno problemi. Abbiamo fatto il contratto di fiume con Città Sant'Angelo, comune capofila, Silvi, Atri, siamo arrivati praticamente fino a Cermignano, Elice, Castiglienti, Montefino. Quindi la sponda destra e la sponda sinistra del Po. Montefino e gli altri comuni hanno cacciato 0 euro per l'adesione. Contratto di fiume Saline. Il fiume Saline è un fiume che nasce dalla confluenza di due fiumi, il Tavo e il Fino. Allora, gli intelligentoni del comune di Montesilvano, Città Sant'Angelo, Cappelle sul Tavo, fino a finire a Colle Corvino, che hanno problemi seri perché lì l'acqua è inquinata, perché ci sono parecchie attività, hanno pensato bene di fare il contratto di fiume, dopodiché quando si sono accorti che il contratto di fiume deve interessare tutti quanti i comuni dell'asta fluviale, quindi alla confluenza del Tavo con il Fino, che formano il Saline, devono risalire tutto il fiume Fino e tutto il fiume Tavo. Io non ho problemi, non ho aderito perché... E ho contestato ad Antonio Zaffiro, che era allora il sindaco di Colle Corvino, che mi venne a invitare nella primavera del 2019. Noi comuni dovevamo pagare 5-6 mila euro per entrare per le spese tecniche. E io dissi: scusate, voi ci dovete far entrare perché non vi partono i finanziamenti per voi, e io che sono sindaco di un comune di 1000 abitanti devo dare 5000 euro per risolvere i problemi di Montesilvano? Questa era la motivazione per cui io mi sono opposto a entrare. Ho detto: voi dovete fare la progettazione con i 6 comuni della Vallata del Fino, perché fino adesso siete entrati e non avete pagato niente. Adesso, siccome la regione vi ha fatto l'osservazione e vi ha detto dovete avere anche l'asta del Fino e non soltanto quello del Tavo, e io mi sono opposto. Quindi questo è il contratto di fiume: leggere, conoscere e non ignorare. Questa è la filosofia che ha ispirato il mio modo di governare e di fare gli atti amministrativi, con la condivisione di tutti gli amministratori, perché queste cose qui
Io ne parlo sempre perché noi il sabato mattina ci vediamo in comune e le cose che io dico vengono riferite a tutti i consiglieri e assessori. Naturalmente se si frequenta il comune, perché se non si viene in comune non si possono conoscere le cose e né io mi posso fare 8 telefonate o 9 telefonate per spiegare come stanno le cose in tutti i comuni, per tutte le varie attività. Quindi questo è la spiegazione perché Montefino non ha aderito al contratto di fiume. Poi chi l'ha detto che la riva destra, la riva sinistra del fiume Fino non verrà pulito? Noi su quell'area lì scaricano due depuratori che sono gestiti dall'AGA, che non è nemmeno comunale, è dell'AGA, un ente che noi come amministrazione a partire dal 2009 sotto la giunta Chiodi abbiamo rimesso in piedi, perché era un ente che lamentava 160 milioni di perdite e con l'amministratore delegato che fu nominato, Vincenzo Di Baldassarre, che ha ideato, che poi ha fatto giurisprudenza in tutta Italia, che è il concordato preventivo con continuità e postergazione dei crediti comunali, ha salvato l'AGA e soprattutto ha salvato noi comuni che abbiamo seguitato a pagare i mutui della Cassa Depositi e Prestiti, e poi torneremo al discorso dei mutui, che è ancora un altro capitolo più grande. Perché? Perché l'AGA deve ridare ai comuni i soldi dei mutui. E dopo aver rimesso in sesto il bilancio, nell'anno 2023 abbiamo incassato la prima rata dei mutui che l'AGA sta retrocedendo ai comuni. Se no andavamo tutti quanti in dissesto e le ditte hanno incassato il 40, 45, forse il 47% di quello che avrebbero dovuto incassare a fattura piena. Quindi noi abbiamo lavorato per salvare i comuni anche con l'AGA. Quindi conosciamo bene le questioni dei contratti di fiume. Non è che siamo così sprovveduti che abbiamo fatto una non adesione, anche perché cioè, quando si può aderire si aderisce, quando non si può aderire o riconoscere, come ci avete accusato, che abbiamo un grosso debito con il consorzio Piombafino che adesso andiamo ad analizzare, e si vedono le cose, si leggono le carte, ci sono i consulenti, si parla con i consulenti e si prende la decisione che è la cosa più giusta per l'ente. Almeno io sono abituato a fare così. Lui già ha detto l'altra sera, Luigi Giammarino, candidato sindaco della lista numero 2, che abbiamo fatto il mutuo per rifare l'asfalto. Assolutamente falso. Perché il mando stradale è stato fatto con i fondi dei piccoli comuni del 2023 per 67 mila euro. Queste non sono le cifre totali del finanziamento, ma l'importo effettivo, importo lavori 49.000 euro, piccoli comuni sotto 1.000 abitanti per l'annualità 2004, e sfruttando il decreto legge 34, il decreto crescita, ulteriori 39.000 euro. Quindi il comune di Montefino non ha preso nessun mutuo per fare l'asfalto, ha preso un mutuo perché avevamo un'emergenza idrica e abbiamo dovuto risistemare alcune tratte di strade nella zona di Muraglie, abbiamo dovuto rifare la reggimentazione delle acque chiare nell'area industriale, e avete visto che tipo di lavoro, e abbiamo dovuto acquisire un mutuo perché non si poteva aspettare, c'era l'emergenza per il rischio allagamento di uno degli stabilimenti Simec. Il titolo di quel finanziamento alla Cassa Depositi e Prestiti è questo qua: manutenzione straordinaria di strade comunali, rifacimento sottoservizio, reggimentazione acque chiare, zona industriale di Villa Bossa. Non si parla di asfalto. Quindi non è che siamo abituati a fare i mutui. Il comune di Montefino ce ne ha 39, alcuni vengono dagli anni 70, altri vengono dagli anni 80, quelli del MEF vengono dagli anni 2001-2003, perché 4 li abbiamo con il MEF, e durante la mia amministrazione, quindi 15 anni, abbiamo acceso solo 4 contratti di mutuo. Quindi non è che i 39 sono tutti quanti della gestione Piccari, no, vengono da altri
e da altre amministrazioni, ma io mica mi lamento che se sono stati presi per fare le opere pubbliche, che i mutui alla Cassa Depositi e Prestiti si prendono per fare le opere pubbliche, quindi non è che condanno. È naturale che ogni amministrazione ha la facoltà, quando c'è un periodo favorevole, che è quello dell'abbassamento dei tassi di interesse, di fare la rinegoziazione. È un istituto legale, si chiama rinegoziazione. Noi in media abbiamo pagato ogni anno dai 55 ai 58 mila euro ogni 6 mesi di mutuo. La rata che andremo a pagare l'anno prossimo sarà 57 mila euro. Quindi dove sta questo scempio? Dove sta questo danno che abbiamo fatto rinegoziando i mutui? Ma è facile parlare come se si sta al bar. Quando si fa un comizio si devono dare dati certi con cognizione di causa. Questo è il totale dei mutui che abbiamo, 35 casse depositi e prestiti e 4 mutui con il MEF. Poi ci hanno accusato, chiudi il bilancio in positivo perché hai evitato di mettere 80.000 euro di debiti della spazzatura. Pure questa definizione, i debiti della spazzatura. La spazzatura non crea debiti perché il comune di Montefino insieme al comune di Castilenti a partire dal 1 febbraio 2020 hanno il servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani appaltati dal comune. Il servizio di raccolta e conferimento della spazzatura si paga con la Tari. La Tari è una tassa di scopo, cioè viene calcolato ogni anno sapendo quelle che sono le spese che il comune sostiene per raccogliere la spazzatura e per portarla alle varie piattaforme. L'indifferenziato in una piattaforma, la plastica in un'altra, il vetro in un'altra, eccetera, eccetera. Quindi il servizio di raccolta e conferimento non genera nessun debito perché la Tari è una tassa di scopo. Impariamo bene, perché quando si parla bisogna pure conoscere le cose che si dicono. Quello che dice, che ci dicono a noi del famoso debito che non abbiamo riconosciuto, ma che per fortuna ci dovrete ringraziare che non abbiamo riconosciuto. E adesso vi spiego il perché. Perché a partire dal 2016, questo ente qua che vedete qui dietro alle mie spalle, che si chiama Consorzio Piombafino, che sta ad Atri, di cui facciamo parte i 5 comuni della Valle del Fino, più Atri, Silvia e Pineto, è un consorzio che è commissariato dal dicembre 2016. Io ho fatto parte come sindaco dal 28 giugno 2009, prima assemblea dei sindaci a cui ho partecipato, fino al 20 dicembre del 2016. Quando sono entrato io, il consorzio Piombafino, c'era Luciano Monticelli, c'era Gabriele Lastolfi, c'era il sindaco Giudi di Silvi, adesso non mi ricordo il nome, e ci mettemmo d'accordo insieme agli altri sindaci di risanare il consorzio Piombafino. Nel 2009 perdeva la media di 800-900 mila euro all'anno, nel 2016, quando è stato chiuso il bilancio 2016, abbiamo chiuso a meno 800 euro, non 800 mila euro. Arriva il commissario della regione che esautora il presidente del CDA, il CDA e l'assemblea dei sindaci. Dal 2017 il consorzio Piombafino comincia a perdere, perde, 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 e come eravamo abituati prima chiede ai sindaci di riconoscere le perdite ogni anno. Noi ci sentivamo tra sindaci e dicevamo, naturalmente supportate da una dottoressa che io ringrazio, che è la segretaria del comune di Atri, la dottoressa Serena Taglieri, figlia d'arte perché la madre, Armanda Pantaleone, originaria di Castiglione, è una segretaria veramente con gli attributi, e cominciò a chiamare tutti i sindaci dicendo
Guardate, cari sindaci, parlate con i vostri segretari, con i vostri responsabili dell'area finanziaria, perché questi debiti non vanno riconosciuti. Perché? Perché come si fa a riconoscere un sindaco e il proprio consiglio un debito fuori bilancio per una perdita di un ente di cui non approva nessun bilancio? Perché se si alza un consigliere di minoranza e dopo aver approvato il debito fuori bilancio, riconosciuto il debito fuori bilancio, e vi manda la delibera alla Corte dei Conti, naturalmente si inizia un procedimento per danno erariale a carico del comune. Ora, per questo famoso debito ipotetico, perché il debito non è quella cifra lì, perché adesso vi faccio vedere le carte, praticamente è iniziato una querela tra i vari commissari che si sono succeduti, prima Alessandro Italiani, poi la D'Alessandro, ultimamente c'è Bevilacqua di Chieti, che hanno intentato causa pure al comune di Atro per fare una causa pilota, perché naturalmente noi andavamo a riconoscere debiti ogni anno di 7-8 mila euro, che alla fine non è che erano debiti grossi, ma il comune di Atri, Silvia e Pineta dovevano riconoscere 150-180 mila euro all'anno di debiti fuori bilancio, e quindi cominciava a pesare veramente sul bilancio di un comune. Hanno cominciato a fare un arbitrato, cioè il consorzio ha fatto l'arbitrato contro il comune di Atri. Nel frattempo noi scriviamo la lettera, Castilendi scrive un'altra lettera, oltre a Silvi e altri, alcuni comuni cominciano a riconoscere i debiti fuori bilancio e ve li posso elencare: Arsita, Castiglione e Pineto. Fanno il primo lodo arbitrale, il comune di Atri vince la causa, praticamente non deve pagare, non deve riconoscere il debito fuori bilancio. Il consorzio, non contento, il commissario, fa ricorso in appello e la sentenza, che è recente, eccola qui, del 27 maggio 2024, ha sancito che il comune di Atri non deve riconoscere il debito fuori bilancio, e per estensione vale pure agli altri comuni. Quindi adesso pensate ai comuni che hanno riconosciuto il debito fuori bilancio. Se un consigliere di minoranza fa il quesito alla Corte dei Conti, si apre un procedimento per danno erariale nei confronti degli amministratori, consiglieri e sindaco che hanno votato le delibere di riconoscimento del debito fuori bilancio. Quindi vuol dire che la scelta che ho fatto io insieme al sindaco di Atri, al sindaco di Silvi, al sindaco di Castilendi, il grande Alberto Giuliani, fu una scelta giusta, una scelta che difendeva l'autonomia del comune, perché io sindaco non vado all'assemblea, perché l'assemblea non c'è più, non approvo nessun bilancio preventivo, non approvo nessun bilancio consuntivo, quindi non riconosco le perdite. Perché devo far pagare ai cittadini di Montefino o degli altri comuni le perdite accumulate da un commissario che è slegato dal territorio e che non pensa assolutamente al territorio? Quindi queste sono le domande. Comunque, vi ho detto che Atri, Silvi, Montefino e Castilendi si rifiutano di pagare il debito, almeno di riconoscere il debito. In più c'è ancora un altro fatto, ripeto, per non ignorare bisogna leggere e bisogna conoscere. Noi purtroppo abbiamo una brutta parola in dialetto, che è l'ignorante, però l'ignorante è più per esprimere la rozzezza della persona, il carattere. In italiano ignorare significa non conoscere. Quindi quando uno ignora che c'era un'assemblea dei sindaci del 2015, prima del commissariamento, c'è una delibera, la numero 5, che stabilisce l'indennità di disagio ambientale a favore di due comuni, sono i comuni confinanti con la discarica, Montefino e Atri. Ci è stata riconosciuta a noi un'indennità pari al 15% di un calcolo che veniva fatto su, e Atri dell'85%. Questo ha generato per noi
che per l'annualità 2016 e 2017 ci è stato riconosciuto un'indennità di disagio ambientale di 33.000 euro, 502,68, peraltro mai pagato. Quindi quando uno dice avete i debiti col consorzio, no, io ho dei crediti con il consorzio, anche perché poi in una lettera che noi abbiamo scritto al commissario nel 2021 insieme al dottor Palumbi, che abbiamo contestato tutta una serie di che questa è la lettera che ci hanno scritto loro, noi abbiamo risposto dicendo che sì, ci sono delle cose, degli arretrati da pagare, ma assommavano a 22.000 euro, 22.248 eravamo disposti noi a riconoscere, ma sapendo che eravamo creditori di 33.000 euro e soprattutto nel scritto nel 2021 che ci dovevano ancora dire quando era l'indennità di disagio ambientale del 2018, del 2019, del 2020 e del 2021, che se dividete per 233.000 euro significa che noi avevamo un credito che è dell'ordine di 70-80.000 euro, quindi ben 60.000 euro in più di quanto ci veniva chiesto dal consorzio Piombafino. Quindi questo è il debito presunto che noi non avremmo riportato in bilancio, e quindi il bilancio comunale di Montefino è risultato stranamente inattivo. No, il bilancio di Montefino è inattivo perché è così, è certificato dal revisore dei conti, è vistato dal ragioniere e soprattutto è approvato sia dalla Giunta come schema di bilancio. Quindi non è che la Giunta non vota il bilancio, la Giunta vota lo schema di bilancio. Vi ho portato qui, se le potete distribuire, i vari testi delle delibere dove c'è scritto schema di bilancio approvato dalla Giunta, sia consuntivo che bilancio di previsione, dove votano anche gli assessori che stanno in Giunta. Quindi non è che la Giunta non vota un bilancio, la Giunta vota sempre. Quindi il disastro economico che noi avremmo fatto non esiste, almeno è ormai una chiacchiera da bar, ma quando si sale sul piedistallo di un convegno politico, di un'assise politica, le parole bisogna anche misurarle, bisogna anche pesarle, perché hanno il loro peso politico e definiscono anche la caratura politica dell'oratore. Perché quando si parla pour parler, ci fu una battuta di un senatore che si candidò contro Berlusconi, che contestando i dati di Berlusconi gli disse: lei fa uso dei dati statistici come l'ubriaco fa uso del palio, cioè ci si appoggia soltanto ma senza capirne l'importanza dei dati che sta leggendo. Quindi quando si enumerano delle cifre bisogna pure verificare. Anche perché non è che io posso compromettere lo stato patrimoniale di un comune andando a fare scelte avventate perché ho detto oggi mi va di non riconoscere il debito fuori bilancio. Ripeto, ci si sente tra sindaci e ci si coordina tra sindaci. Poi naturalmente si può trovare l'accordo con il sindaco vicino, si può trovare il disaccordo, perché tutti i vari progetti che andiamo a realizzare molti li facciamo con i sindaci della Vallata del Fino, ma non è detto che bisogna fare per forza un progetto con la Vallata del Fino, perché tanto per il progetto Casa Italia noi l'abbiamo fatto con Montefino, Cappelle sul Tavo, Elce e Catignano, Montefino capofila, un progetto da 2.800.000 euro per la riqualificazione dei centri storici. Quindi non è che le scelte sono sempre unidirezionali, io ho solo amici da un lato e non guardo. Noi siamo aperti a ogni esperienza perché l'amministratore non si deve fossilizzare sulle scelte. Io non rinnego la mia amicizia con gli ex amministratori che adesso si ricandidano al comune di Atri. Abbiamo collaborato, ma la collaborazione esiste, è biunivoca, è binaria,
c'è il do ut des, quindi si dà e si prende. In questo caso naturalmente ci siamo sentiti e abbiamo fatto fronte comune, come quando abbiamo fatto fronte comune per l'ospedale, poi ci siamo divisi su altre tematiche. Quindi quello che voglio ricordare è che questa nuvola che si intravedeva sul, sopra al cielo di Montefino, che faceva presagire dissesti al bilancio, praticamente cioè, non c'è niente, non c'è nulla. Quindi ho dimostrato con le carte che abbiamo che non c'è nessuna che io qua vi poggio le sentenze per farvi leggere quello che hanno sancito gli organi giudiziari per quanto riguarda il presunto indebitamento del Comune di Montefino. Quindi noi abbiamo un bilancio che è a posto, quindi, e mi fa arrabbiare quando ci si incaponisce a voler definire i debiti e dire che no, quelli c'hanno i debiti, c'hanno i debiti. Poi parlare di spazzatura come se si stesse parlando dentro il bar i debiti della spazzatura. Cominciamo a usare una terminologia che è confacente a chi deve fare l'amministratore. Voglio ricordare le opere pubbliche, ma non per rielencarle, perché poi l'altra sera, nelle altre sere ho detto sì, abbiamo fatto in questo quinquennio, che poi è un triennio per via del Covid, che ha visto anche rimaneggiare la giunta comunale perché c'erano stati degli avvicendamenti, e quindi questi avvicendamenti sconfessano pure quanto detto dall'assessore Bosico, che si sentiva costretto a votare se qualcuno che è uscito è rientrato in giunta dopo il 2022, se era costretto non vedo perché avrebbe dovuto poi riaccettare di nuovo la nomina a vice sindaco se io li costringevo con la frusta a votare tutte quante le delibere in giunta. Quindi non mi sembra che quindi in questi tre anni comunque quasi 4 milioni li abbiamo fatti, perché ho dato pure un dato sbagliato, come l'ASP 2 qui ho dato un dato errato. Perché c'è solo una ditta che deve ancora incassare, non erano 300.000 euro ma erano solo 72.000 euro, è una ditta che sta ai forni di Castiglione, tanto per non fare nomi. Che vi devo dire io? Questo è quello che noi pensiamo e facciamo come amministratori. Come ha detto giustamente Sergio, ha detto Jessica, non promettiamo la luna perché non siamo abituati a promettere la luna, facciamo le cose con molto pragmatismo, cerchiamo il bene comune perché crediamo nel bene comune e spero che voi abbiate capito che quel progetto che avevamo giù alla zona industriale era veramente per il bene comune, perché era una cosa che faceva il comune, che è una parola che dobbiamo ricordare, non è una parola a caso il comune perché riguarda la comunità. I privatismi non vanno bene con gli individualismi, con la comunità. Noi siamo abituati a lavorare, io difendo sempre le istituzioni, quindi a me chi mi tocca anche se non penso che lo debba difendere io, qualsiasi istituto all'interno del comune va difeso perché comunque lavora per la comunità, e non è facile lavorare sotto organico con le difficoltà che possiamo avere noi piccoli comuni dell'entroterra. La nostra esperienza viene da 15 anni di amministrazione, alcuni potranno dire puoi andare a casa, beh, io posso pure andare a casa, non c'è problema, perché come ha detto uno, casa ce l'ho, ma soprattutto ci riproponiamo perché abbiamo fatto un lavoro dove abbiamo servito il cittadino, non l'elettore. Quindi noi tutte le cose che abbiamo fatto, le abbiamo fatto sempre guardando al cittadino e non all'elettore, perché non abbiamo discriminato tra cittadino votante e cittadino non votante. Noi abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare al servizio
di cittadini di Montefino e Villa Bossa. Poi naturalmente chi fa sbaglia sempre, solo chi non fa è immune da pecche. Quindi io mi assumo tutti gli errori che possono essere stati fatti, me ne assumo personalmente e mi carico la responsabilità di tutti gli amministratori e di tutti i responsabili delle varie aree che abbiamo all'interno del comune, perché il sindaco si deve caricare di questa responsabilità, perché è così. Quindi io vi chiedo, cari cittadini, ci avete dato la fiducia nel 2009, nel 2014 e nel 2019, vi chiediamo ancora fiducia, date forza alla lista numero 1 e votate alla lista Uniti per Montefino. Grazie e buona serata a tutti.